sì. Dove vai? No, c'è un po' quello che non capisco, cioè cosa gli fai? Come dico, perché noi siamo sostanzialmente persone pulite, persone che come ci hanno detto gli imprenditori e persone che come domanda potrebbero non far parte a prima del Movimento 5 Stelle, noi siamo l'ultima speranza perché non siamo ricattabili, noi siamo liberi. E il fatto che non siamo ricattabili si vede in questi giorni da quello che sta succedendo dentro il palazzo. Non abbiamo legami, abbiamo la possibilità e la libertà di rimanere coerenti ai nostri programmi e alle nostre idee. I cittadini che ci hanno votato e ci hanno supportato e partecipano sanno che la nostra forza è la nostra coerenza, oltre ai contenuti. Quindi noi rimaniamo fermi su questo, non vogliamo scendere con questi. Non ci piace questa desacralizzazione delle parole, scusatemi se mi dilungo. Non ci piace dire che mescolare è uguale a essere amici, quando per noi mescolare i voti significa tradire il patto con gli elettori. Non ci piace sentirci dire che i vincitori si chiamano termovalorizzatori. Non ci piace, le parole hanno un senso, le promesse che si fanno ai cittadini devono avere un senso, altrimenti tutti sono uguali a tutti.